Ciao a tutti, sono Michele e sono qui per cominciare una serie di video recensioni che hanno per argomento il mondo dei videogiochi. In questa prima puntata di Hardcore Gamers, il protagonista sarà il videogioco Darksiders 2. Darksiders 2 è un gioco sviluppato da Vigil Games, uscito per PlayStation 3, Xbox 360 e PC, che segue dopo 2 anni il primo episodio uscito per l'appunto nel 2010. Se il primo episodio ci metteva di fronte ad un'avventura dalle meccaniche prevalentemente action, con un gameplay però che strizzava l'occhio a The Legend of Zelda, in questo secondo episodio avremo a che fare con meccaniche nettamente più varie e ricche di stili diversi. La cosa che salta subito all'occhio è la vastità del mondo di gioco, che rispetto al passato è più ricco di situazioni, grazie all'aggiunta anche di dungeon secondari, che aumentano la longevità del titolo in maniera esponenziale. La parola dungeon non è messa così a caso, infatti Darksiders 2 implementa dei tratti caratteristici dei giochi di ruolo. Il protagonista avrà una barra dell'esperienza da riempire che lo porterà ad aumentare il proprio livello, divenendo così di volta in volta più potente. Nei forzieri sparsi per i livelli e presso i mercanti possiamo anche prendere possesso di un numero davvero ampio di armi e armature, che proprio come negli RPG hanno diversi valori d'attacco e di difesa, mettendo così il giocatore nella situazione di dover scegliere quali accessori utilizzare e quali scartare, per non venire sopraffatto dai nemici sempre più potenti. Ma andiamo ora nello specifico. Per quanto riguarda la trama, il gioco ripercorre una storia parallela a quella affrontata nei panni di Guerra, uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, che ha scatenato un putiferio scendendo sulla Terra, anzi Tempo, condannando così l'umanità. In Darksiders 2 vestiremo i panni invece di Morte, che cercherà di riscattare il fratello, condannato dall'arso consiglio, e di rimettere tutto nei binari giusti. Ma per farlo dovrà raggiungere il pozzo delle anime. Raggiungerlo significa eliminare la corruzione che ha preso possesso del mondo di gioco, e visto che Morte non si fa mancare niente, significa affrontare anche una battaglia tra angeli e demoni, tra l'inferno e il paradiso. Questo è il plot generale, che forse non sarà tra i migliori visti nel mondo videoludico, ma che sicuramente dà un po' di respiro ad una generazione in cui FPS e giochi dalla trama troppo stentata hanno abbondato. L'unico intoppo è che alcune situazioni non sono state approfondite e lasciano troppi dubbi, lasciando così appesa la trama. Sul piano tecnico, il lavoro svolto da Vigil Games è davvero imponente, a cominciare dagli scenari. Gli schemi all'aperto sono vasti e caratterizzati da una pulizia delle textures davvero ottima. Potremo attraversare lande desolate, foreste, ghiacciai che presentano una solidità poligonale al di sopra della media. Gli interni non sono da meno. Ci sono templi in disfacimento, rovine e costruzioni imponenti che spesso faranno sì che il giocatore si fermi ad ammirare le splendide architetture. Il tutto è presentato da una grafica che strizza però l'occhio non tanto al fotorealismo, ma ad un effetto più cartonesco, che si mostra in pieno con alcuni personaggi secondari, che sono spesso esagerati e caricaturali. Anche il protagonista differisce sul piano estetico da Guerra, e questo si fa sentire anche sul gameplay. Difatti, se Guerra era massiccio e potente, Morte ha un fisico longilineo e un design più dark. La sua agilità fa sì che i suoi movimenti, in combattimento, siano più fluidi. Il gameplay è un misto di enigmi, esplorazione, combattimenti e sezioni platform. Ciò che rende il gioco davvero divertente sono i combattimenti, che presentano un numero di combo molto ampio, anche grazie al fatto che Morte, oltre alle sue falci, arma principale, può usare un'arma secondaria. Ce ne sono di vari tipi, da asce a martelli, da artigli a guanti potentissimi e veloci, più dei gadget, che vanno dal rampino alle bombe. Quest'ultimi sono utili anche per superare degli enigmi, che si ripresenteranno durante tutta l'avventura. Essi vanno dai più semplici a quelli più ostici, ma nessuno risulta essere frustrante tanto da far demoralizzare il giocatore. Molto interessanti e ben studiati sono gli enigmi dei portali e quelli in cui bisognerà usare un potere particolare, quello dello sdoppiamento dell'anima di Morte. A livelli più alti di difficoltà, invece, i combattimenti saranno davvero ostici e per alcuni boss bisognerà usare non solo la forza bruta, ma anche la materia grigia. Le fasi platform gli ricordano molto Prince of Persia. Morte può arrampicarsi su alcune superfici, camminare su muri a ridosso di profonde voragini, e questo non richiede una grandissima dose di apprendimento, perché le sezioni platform non sono particolarmente complesse, ma servono a dare maggiore varietà ad alcune situazioni di gioco. Una delle pecche del gameplay risiede nella telecamera. Essa, infatti, tenderà a volte ad impallarsi e a non farci vedere il nemico, inquadrando solo Morte.
che sembrerà menare le mani da solo. In questi casi bisogna aggiustare manualmente la telecamera, un peccato visto che il gioco fa della frenesia il suo punto forte. Ottimo è anche il sonoro, con effetti curati e un doppiaggio interamente in italiano molto ispirato. La longevità si attesta sulle 20-30 ore per l'avventura principale, ma può arrivare anche a 50 facendo tutte le quest secondarie e scoprendo tutti i segreti. Darksiders 2 è uno dei migliori titoli della generazione e il suo voto finale si attesta tra l'8,5 e il 9. Un'avventura appagante e divertente da non perdere. Questo era Darksiders 2. Finisce qui la video recensione da parte di Federico TV. Alla prossima!